Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale, bentornati nella nostra carriera allenatore con il Salford. Quest'oggi episodio X, lo chiamiamo così perché ragazzi finalmente c'è la vendetta contro il Tottenham. E se ci deve essere un riscatto contro il Tottenham, questa è la partita giusta, perché ragazzi, a parte la squadra che abbiamo, che finalmente è cresciuta, siamo in un periodo di forma veramente maestoso, non mi viene termine migliore, periodo di forma maestoso. Abbiamo anche finito il calciomercato, però vabbè, comunque c'è ancora qualcosina da fare. Magari potrebbe spuntare un nuovo giocatore, oppure potremmo vendere un nuovo giocatore. Vi faccio vedere cosa è successo praticamente. Abbiamo comprato l'infame Nzame in scambio con Bennis. Abbiamo comprato Spina vendendo Scuffet. E abbiamo preso Krempiki a parametro zero. Inoltre, oltre a questi tre giocatori comprati con la cessione soltanto praticamente di Scuffet, perché Bennis era arrivato da un prestito che io neanche mi ricordavo. Comunque vi dicevo, oltre a tutto questo ragazzi, abbiamo creato il primo osservatore andando a cercare un portiere, perché ovviamente Ospina, cioè, l'abbiamo preso nel caso di infortunio di Moa Ramos. Però facciamo gli scongiuri e speriamo che appunto il nostro osservatore possa trovare il prima possibile un giovane portiere. Ragazzi, questa qui è la nostra classifica, il Tottenham è quinto, quindi una vittoria vorrebbe dire distacco totale, vorrebbe dire più 9 dal Tottenham o comunque al massimo più 8 dal Liverpool, quindi vorrebbe dire quarto posto quasi assicurato. Ragazzi, fuori casa al White Hart Lane, formazione titolare, siamo in un periodo di forma, come vi ho già detto, fantastico, quindi mi aspetto la vittoria. Questa deve essere la vendetta che tutti stavamo aspettando. Sotto la pioggia, ma che è Jurassic Park, ragazzi? È Jurassic Park, sotto la pioggia per la vendetta finale. Totsal, Tottenham Salford. Vediamo già Harry Kane dalla loro. Questo qua non lo conosco, altri non li conosco, ma ce la ricordiamo ormai tutti quanti la formazione del Tottenham. Un Tottenham che ci ha battuto e ci ha ribattuto poi successivamente. Ah, Osimhen, ecco, Osimhen. Me l'avete detto che si pronuncia Osimhen. L'avevo chiamato Osimhen io, vabbè. Tralasciamo. Thiago Alcantara, ce lo ricordiamo tutti quanti, ragazzi. Ce lo ricordiamo tutti quanti, quel maledetto Thiago che ci ha spezzato il nostro corazon in finale di Europa League. E ancora qui Thiago Alcantara per Harry Kane. Ancora Thiago Alcantara. Corner, proprio Thiago. Vediamo dove la mette Mason in qualche modo. Il pallone che resta lì. Sempre Danilo Pereira. Ma porca. Ma com'è possibile che questo Tottenham sia sempre... Vai via per favore. Com'è possibile che questo Tottenham sia sempre così sculato? Guarda, chi è Loader che cade? Loader che cade. Poi sempre quel pedato di merda di un alieno del cazzo di Danilo Pereira. Sempre lui. Pure in Europa League mi ha fatto lui il primo gol. Madonna mia. 1-0 Tottenham. Quanto mi sta sul cazzo il Tottenham, ragazzi. Non potete capire. Veramente è il mio peggior incubo. In questa carriera è il mio peggior incubo. Nelson comunque sulla fascia. Rincorso ancora da quell'alieno del cazzo. Nelson, torniamo dietro. Skip. No, ragazzi. Il Tottenham è la nostra bestia nera. Fornals. Bravo Douglasone, il pallone che rimane lì. Boh, sono addormentati. Ancora se la alza! Basta! Thiago Alcantara, basta! Ma perché fanno i trick? Ma perché adesso hanno iniziato a fare i trick? Robertson, Mason Mount, Loader. Dai Loader, non c'è nessuno. Allora Danny, prova ad accelerare da solo, più veloce di Meret. Danny Loader, occhio perché è una buonissima occasione. Danny Loader come George Weah. Loader, va al tiro! Danny Loader come George Weah! Il contropiede del numero 10, Danny Loader. Ma poi da che posizione ha fatto gol, ragazzi? Ma di che stiamo parlando? Danny Loader come George Weah. 15° gol in Premier League. La pareggia Danny. Loader, giocatore dalle due facce. Prima scivola e ci fa subire il gol. E poi prende palla, scatta da solo dalla propria area e scarta tutti e fa gol. Boh, veramente da una posizione poi assurda. Non so nemmeno io come abbia fatto a incrociare. Questo è Danny Loader, ragazzi. Questo è il nostro Salford. E adesso dai, per favore, ancora l'alieno Danilo Pereira, Moa Ramos. Comunque gli dico alieno, non perché sia forte. Cioè, oltre a quello,
Ha proprio la testa da alieno, guardate, c'è la testa gigantesca. Cioè, si vede, io vedo solo la sua testa in mezzo al campo. Comunque Loader, ragazzi, oggi Loader è impazzito, ancora Loader. Entra anche in campo. Gazzaniga, non c'hanno gli Oris? Ah, ecco perché hanno subito quel gol. Tu ad Demiral, suo Osimhen. Bravo, Pierino di Fisi. Madonna mia. Sto Tottenham. Ancora Osimhen contro Demiral. Via contropiede, Douglas Luiz per Nelson. Occhio, Nelson, c'è il campo, c'è una prateria davanti. E allora decide di accelerare, si mette in proprio. Ancora Nelson, aspetta l'inserimento di qualcuno. Sta per arrivare. Aquavien, Gazzaniga. E ancora l'alieno che è ovunque. Osimhen qui, spacca Hakimi. Bah, veramente ragazzi. Tu Ademi, fermiamolo. Occhio, skip dentro. Pierino, si riparte. Mason Mount, Nelson, dai ragazzi. Joe Felix adesso, occhio. Ancora per Nelson. Attenzione perché c'è anche Mason Mount sulla sua mattonella. No! Non ce l'abbiamo fatta a dargliela in tempo. C'è col Alcantara per Fornals. Ancora Alcantara. Douglas Luiz il tunnel su Osimhen. Mason Mount adesso per Aquavien. Robertson. Complimenti. Non posso dire altro. Nelson. Il pallone che in qualche modo riesce a passare. Mason Mount di fisico. Però non riesce a prendere il pallone al terzino del Tottenham. E allora finisce qui il primo tempo. Punteggio di 1-1. Ragazzi, questo Tottenham continua ad essere la mia bestia nera. Veramente, oh, non c'è nulla da fare. Dai, dai, continuiamo così. Spingiamo che, secondo me, in qualche modo il gol lo troviamo, eh. Male per Loader, che si gira. Joe Felix ancora a cercare Loader. Prova a puntarlo nell'uno contro uno. Loader, ancora Loader in aria, il tiro. Gazzaniga para. Però oggi ragazzi Loader lo vedo in forma smagliante, più delle altre volte. Joe Felix intanto per Aquavien. Eccolo il tocco che non arriva però sul numero 10. Allora c'è una rimessa laterale con Mason Mount. Hakimi a cercare centralmente Joe Felix, che si sta facendo vedere poco. Harry Kane contro Demiral. Attenzione Osimhen. Osimhen per vie centrali. Douglas! Belli capelli Luiz. E allora Mason Mount per Joe Felix di prima. Loader per Aquavien. Attenzione Aquavien, sta per entrare in aria. Aquavien a tu per tu col portiere Gazzaniga. Il pallone che rimane lì, non ci riesce più neanche Mason Mount. Mamma mia che occasione ragazzi, che occasione. Gazzaniga si sta rivelando comunque un portiere discreto, eh. L'avevo sottovalutato io sinceramente. Invece sta giocando un'ottima partita anche lui. Mason Mount intanto porta il pallone al centrocampo. Attenzione, c'è Loader che mi ha fatto il movimento. Il pallone è proprio per Danny. Loader! 2-1! Il numero 10! Danny Loader, 16° gol! 2-1 al White Hart Lane! Mason Mount, che tocco magico! E poi il controllo, ragazzi, con una calamita di Danny Loader. Evita anche il fallo che sarebbe stato rigore e avremmo sbagliato al 99,99%. E la mette lì dove Gazzaniga non ci può far niente. 2-1 ragazzi, rimonta completata. Attenzione perché mi sta sembrando tipo la partita, la finale d'Europa League, la partita dell'Europa League 2.0, perché le cose sono andate nello stesso identico modo. Ve lo ricordate che poi loro ci hanno risegnato al 90esimo? Quindi ecco, magari cerchiamo di chiuderla con Mali, va a cercare ancora Loader, vediamo se di fisico Meré e Tanganga. Correia sulla fascia, Hakimi non riesce, attenzione Harry Kane in aria, dentro! Oddio, Moramos, Pablo Fornals! Oddio Moramos, che parata su Osimhen. Che parata che ha fatto, signori. Facevo entrare Santini al posto di Mason. Ma ragazzi, Moramos qui ha salvato la partita. Douglas Luiz, proprio per Santini, va a cercare di prima Joao Felix, che riesce nell'anticipo. Attenzione, Joao Felix, uno contro uno. E la chiudiamo. Joao Felix. Ragazzi, com'è che Joe Felix quando tocca il pallone la mette dentro? Si fa vedere poco, sì, è la verità. Si fa vedere poco, però poi quando deve entrare in cattedra, quando deve salire in cattedra, ci sale con tutti e due i piedi. Guardate come la mette lì all'incrocio dei pali. 3-1, sta per succedere ragazzi. Sta veramente per succedere. Sta veramente per succedere. Finalmente, dopo 5 anni, la vendetta
Finalmente, anche in casa del Tottenham, tra l'altro. Dopo 5 anni stiamo per prenderci la nostra vendetta e qui Mladenovic sta continuando ad attaccare il nostro Salford. Ancora con Mladenovic, il pifferaio magico, il piccolo serbo, che si guadagna un corner. Fanno dei cambi loro perché ovviamente non ci stanno. Comunque Mladenovic, centralmente, belli capelli Douglas Luiz, prende la mira, tiro su Harry Kane, che non si fa nulla. Io mi sarei rotto il naso come minimo. Attenzione, Osimhen. Osimhen, ragazzi, Osimhen ha sbagliato quella cosa lì, che non doveva sbagliare. Sulle leggi del calcio, gol sbagliato, gol subito. Hanno sbagliato quel gol praticamente fatto, quel rigore in movimento. Qui parlo di Moramos, di, scusate, Harry Kane intanto. Comunque dicevo, hanno sbagliato quel rigore in movimento. E noi su quel contropiede, ragazzi, noi viviamo solo di contropiedi. Sì, in queste partite importanti giochiamo di contropiede. Abbiamo i velocisti per farlo e non mi vergogno di farlo, perché comunque, ragazzi, cioè, stiamo prendendo punti su punti. Stiamo veramente giocando un ottimo calcio e stiamo vincendo, e questa è la cosa importante. E ancora Mladenovic dentro, attenzione, Santini dentro per João Félix. Non ci credo, Loader, non ci credo, Evian, che cazzo, ma che stai a fare la crossbar? Gol di acqua, Evian, 4-1 in casa del Tottenham. Che culo, ma che sfiga allo stesso tempo. Cioè, traversa di Joe Felix, traversa di Loader e poi di piede debole a Quellians la ritrova lì. 4-1, schiantato questo Tottenham a casa. 4 polpette a casa. 4 polpette a casa, 4 fish and chips e a casa. Amore mio, 4 fish and chips e a casa. A canna proprio. Finisce così, 4-1 in casa del Tottenham. Ragazzi, è successo. Ragazzi, è successo. Ragazzi, è successo. E questo è un segno del destino. È un segno del cielo. Vediamo le altre partite, ragazzi, perché a sto punto io veramente ci credo. Ci credo troppo. Siamo quarti. Siamo quarti, ma a meno 3 dal City. A meno 3 dal City e a meno 4 dallo United secondo. Ragazzi, ragazzi, oddio, sta succedendo, ragazzi, sta succedendo. Io ci credevo, eravate un po' scettici voi, c'è da dirlo, però io ci credevo. Allora, prestito di Benjamin Kellman, va bene, lo diamo in prestito, tranquillo. Minamino, mi arrivano offerte, ma non lo voglio vendere. Kellman invece in prestito ci sta. Adesso abbiamo il Leicester, ricordiamoci che comunque il calciomercato è ancora attivo, e noi potremmo comunque ricevere delle offerte come questa di 53 milioni per Nelson dall'Atalanta, che sinceramente non voglio nemmeno vedere, perché Nelson è un giocatore che comunque, lo sappiamo tutti, sta giocando un grandissimo calcio. Fatemi vedere il Leicester come sta messo in classifica, fatemi vedere un attimo. Decimo posto, no ragazzi, me la voglio giocare, anche se noi comunque siamo in casa eccetera eccetera, questa partita me la voglio giocare. Poi andremo a simulare col B Birmingham e poi ci salutiamo, perché poi ragazzi abbiamo l'Arsenal primo in classifica, Arsenal primo in classifica e CSK a Mosca, raga. Stiamo iniziando veramente a fare le cose sul serio. Cioè, la partita con l'Arsenal non dico che sarà una partita a scudetto, ma quasi. Anche perché, cioè, noi abbiamo una partita in meno della United e praticamente andiamo a meno 4 dallo United con una vittoria. Ragazzi, cavolo. A meno 4 dallo United, a meno 5 dall'Arsenal, che potrebbe essere un meno 2 nel caso di vittoria contro di loro. Madonna, raga, che girone di ritorno che ci aspetta. Comunque, partita in casa contro il Leicester, formazione titolare, anche perché comunque dopo abbiamo la Coppa e possiamo giocare con i panchinari. Allora, Nsame l'ho convocato, sì, e lo voglio provare. Quindi Loader, dopo un tot, uscirà e proveremo l'infame. Ok ragazzi, ci siamo in casa contro il Leicester. Leicester che comunque ha una buona squadra, se non mi ricordo male aveva anche il Gallo Belotti, comunque aveva degli ottimi giocatori. Ovviamente è molto più easy questa partita rispetto al Tottenham, però c'è una cosa, che comunque col Tottenham noi giocavamo proprio col dente avvelenato e quindi insomma davamo il nostro 100%. Contro il Leicester, ecco, magari la prenderemo un pochino più sotto gamba e potremmo rischiare, insomma. Quindi ragazzi, non sottovalutiamo l'avversario, giochiamo come sappiamo giocare e, cosa più importante, i 3 punti. Aquavien, intanto, si gira subito, potrebbe pensare al traversone, che arriva Nelson!
Non se l'aspettava, secondo me. Perché Atebur, che è il terzino destro dell'Leicester nella mia carriera, praticamente ha fatto una finta e non è andato a colpire. E appunto Nelson se l'è ritrovata lì. Ma che ci poteva fare? Comunque hanno João Mario, André Silva, Gray. Vabbè, Gray già ce l'avevano. Però João Mario e André Silva, best flop Inter Milan 2017, tipo 2018. Loader, intanto accelera. Danny, scatenatissimo. Ancora Loader, in mezzo a tutti. Loader! Gabriel Paulista lo ferma, ma Loader ormai è andato, ragazzi, Loader ormai punta veramente alla scarpa d'oro. Loader, buonissimo per Nelson sulla fascia, via in velocità, questa volta Atebur non ci può far nulla. Nelson, attenzione, la finta, c'è Mason Mount sulla sua mattonella, arriva Joao Felix il pallone, che infatti era tutto storto. Ma perché non gli hai dato a Mason Mount che stava arrivando? Si è persa un po' l'intesa, eh? L'ho visto. Joao Felix, Loader, fa passare il pallone. Rigorino. Madonna, Loader, ragazzi, quanto è diventato forte. No, non farle risse. Tranquillo. Ma no, ma pensavo fosse rigore. Ma che cazzo, veramente. Allora, mi avete detto di mirare proprio il 7. Vediamo. Mason Mount. Karius, che parata. Raga, mi avete detto mira il 7 perché comunque lui è molto preciso. E lui la mette nel 7, però se i portieri fanno ste parate, che devo fare? LOL 1-0 Salford nella maniera più randomica possibile. João Felix di testa da un calcio d'angolo, dove praticamente cioè, ve lo voglio far rivedere, guardate. Evian crossa, Demiral colpisce, non so come abbia fatto, ma il pallone è arrivato su João Felix, che a porta vuota ha dovuto semplicemente spingerla in rete alla mezz'ora esatta di gioco. Quindi super LOL 1-0. E vabbè, questo è il karma, perché quello era rigore. Occhio però a Leicester con Golovin dentro. João Mario, no, Andre, no, il gol da André Silva. Madonna mia, il gol da André Silva. Basta che non sia João Mario. Ma il gol di André Silva in questo modo, no, però porca miseria, ragazzi. Come ha fatto a passare quel pallone? Guarda lì, che culo. Ma che... c'è un tiro raso terra. Andava a due all'ora Moa Ramos quel tiro. Mi pari la Madonna e poi sto tiro raso terra non me lo pari. Vabbè, uno pari dell'Leicester. Ragazzi, se non prendiamo almeno un gol a partita, lo sapete benissimo. Siamo il Salford comunque. Se non prendiamo almeno un gol a partita non siamo felici. Io veramente non ho una spiegazione altrimenti. Però veramente, ragazzi, quel gol preso non riesco a spiegarmelo, non riesco a capire perché veramente prendiamo gol ogni cavolo di partita. Douglas Luiz intanto in mezzo al campo supera Golovin, ancora belli capelli, a cercare João Felix, autore del gol. João Felix, sì, Karius, peccato. Acque viene comunque dal corner, vediamo se lo rifacciamo, mi andrebbe bene anche dal corner a sto punto. Perché è una partita difficile. Ragazzi, veramente è più difficile questa con Leicester che quella col Tottenham. Perché comunque il motivo io lo sapevo. I ragazzi giocano in maniera diversa. Eppure io gioco in maniera diversa. Perché comunque il Tottenham è il Tottenham e avevamo un conto in sospeso. Belli capelli. Il pallone che non filtra. Gray comunque si mette ottimamente a difendere. Ragazzi, 63 sul cronometro. Danny Loader è stanco. Insame l'infame time. Proviamolo. Speriamo, ragazzi. Abbiamo bisogno di un infame come lui. Tra l'altro col numero 99. Eccolo qui. Fuori il 10, dentro il 99. Jean-Pierre Nzame, a.k.a. l'infame. Abbiamo bisogno di un infame lì davanti per fare questo gol vittoria. Douglas Luiz, proprio per Nzame, che tocca il primo pallone. Viene subito fermato da André Silva, che era addirittura sceso in difesa. Vabbè, Mason Mount, Loader. Attenzione però a Leicester, perché qui sono loro che attaccano con Golovin. Moa Ramos sul primo palo. Ragazzi, fatemi fare un altro cambio. Fuori Mason Mount, dentro Santini. E poi voglio mettere l'Italian Stallion al posto di Nelson. Doppio cambio per forza, perché sta partita è da vincere, ragazzi. Veramente, ti prego no. Com'è possibile che vinciamo contro tutti i top club e poi con le squadre piccole facciamo così tanta fatica? Santini per vie centrali, João Felix, belli capelli, infame, fa
Fatti vedere, Matarese viene servito, l'Italian Stallion, uno contro uno contro Atebur. Matarese è molto più veloce di Autobur, deve puntarlo, lo deve superare, e fa così, la mette dentro, belli capelli di tacco, Santini! Porca... Ah, ragazzi, ci siamo quasi, lo troviamo il gol, me lo sento, per l'Italian Stallion, l'infame, prova ad accelerare, si fa vedere anche l'Italian Stallion, pallone non perfetto, non perfetto, ma ne sa fare i passaggi, stronzame. Brava Chimica, recupera. Ancora l'Italian Stallion, Joao Felix, fatti vedere Italian Stallion, viene servito, ma in mezzo un Zambi che sei alto 2,5 metri, il pallone, mamma, Santini, fatti vedere, non c'è nessuno, allora Santini prova a mettersi in proprio, no, palo di Santini dei 25 metri, per favore ragazzi facciamo sto gol, 87 sul cronometro, Hakimi la controlla, Matarese, l'1-2 con Santini, a cercare ancora Italian Stallion, che accelera più veloce di Atebur. Nzame va in mezzo, qualcuno in mezzo, attenzione, c'è Santini, è sempre lui, è sempre lui, l'uomo del gol allo scadere, Santini. Tra l'altro ragazzi, sempre assist di Matarese, che è sottovalutatissimo, ma ragazzi è veramente forte quest'anno, poi soprattutto Santini, lì, secondo gol in Premier League, due gol pesantissimi, e finisce qui. Ma che partite, ma com'è che contro queste squadre piccole facciamo sempre sto casino? Crystal Palace e Leicester mi hanno veramente, madonna mia, fatto venire un cagotto assurdo, perché ragazzi perdere 3 punti contro queste squadre, capite che è la fine, cioè è la fine. Vittoria importantissima, Santini l'uomo della provvidenza, madonna mia. Offerta dal Napoli per Moa Ramos, che però non si tocca, anche se ha preso quel gol stupido, gli vogliamo comunque bene. Comunque andiamo a sistemare la formazione da turnover. Minamino, Gakpo, ci sono tutti quanti, Mele, vabbè, eccetera eccetera. Mettiamo Spina al posto di Moa Ramos. E poi voglio mettere anche in panchina, almeno in panchina, Krempiki e l'infame, che vi dirò, non mi ha fatto impazzire troppo, non mi ha fatto impazzire troppo, lo dobbiamo provare meglio, questo è sicuro. Comunque simuliamo appunto contro il Birmingham in FA Cup, che partita che non mi interessa, anzi spero di perdere. Quanto faccio? 4-0, doppietta di Santini e doppietta dell'infame dalla panchina, quindi GG. Hakimi diventa 88 di overall, bella roba. In campionato stiamo andando alla grande, quindi ragazzi possiamo anche salutarci qui secondo me, eh. Il Barcellona mi offre 120 milioni per Danny Lodar. Guarda, non te lo vendo a prescindere, ma poi soprattutto in questo periodo che ci sta trascinando a son di gol, non se ne va da nessuna parte Danny. Perfetto ragazzi, dai, io vi saluto, ci vediamo. Oddio, Harry Kane al City. Oddio, ma che cazzo, Harry Kane al City per 140 milioni? Ma il City, ah, ecco perché il Tottenham ha preso 4 gol, ha venduto tutti? Dele Alli l'aveva venduto già il 12 al Real. Il City ha venduto Cancelo al Real, Ndombele al PSG e il nostro Giorgino Bello al Chelsea. Raga, ma che cazzo, ma chi è poi questo? 85 di over, 83 milioni. Osimhen, vabbè. Boh, cioè ragazzi, qui veramente sono pazzi. Haaland al Liverpool, Rodrigo al Bayer Leverkusen. Ma questo Rodrigo è fortissimo e passa dall'Everton all'Everkusen. Ma io veramente ragazzi non capisco benissimo questi trasferimenti. Ma vediamo chi si compra il Tottenham. Più che altro, che palle, il City adesso c'ha anche Harry Kane, oltre a tutte le bestie che c'ha. Vabbè, comunque noi, se non mi sbaglio, l'abbiamo già battuto il City. Non dobbiamo... Ah no, che cavolo dico. Dobbiamo sicuramente batterlo, perché... Però a noi ragazzi non ci importa, perché guardate, abbiamo già battuto il City anche nel girone di ritorno. Ed eccolo qui, 3-2. Quindi, Harry Kane, adios. E noi ragazzi ci vediamo domani.